Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sul circuito di Spa per la prima gara per le pre-season 2023-2024 dalla cabina di commento che parla il buon Simone Vracchiolla in Artes Dem. Questa sera in cabina di commento con me abbiamo il campione della Master League 2022-2023, ovvero Jacopo Rocchita, J-Sport. Ciao Jacopo, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti e buona pre-season di questa nuova stagione targata Formula Italian Team. Ovviamente non siamo da soli perché dalla direzione gara c'è il buon Marco Luconi. Ciao Marco, buonasera. Ciao Simone, ciao Jacopo, buonasera a tutti e bentornati finalmente in pista. E dunque sì, bentornati in pista dopo ovviamente un mese di stop dopo la Summer League che c'è stata, vinta anche dal buon Shumi Legend. Si ritorna a correre in pista per quanto riguarda le pre-season, finalmente diciamo l'abbiamo aspettata da tantissimo tempo. Come ogni anno si parte su una pista che ovviamente è Spa, l'abbiamo già vista tantissime volte diciamo nelle pre-season in questi ultimi anni, e diciamo che abbiamo anche dei nuovi piloti su, diciamo, in questa piccola lineup. Abbiamo già Matteo Teoteo, già che ha stampato un primo 41.586, il suo miglior tempo. Poi abbiamo il ritorno di Luni e anche quello di Gilles 27. Poi abbiamo Osvaldo Pot, Tex F, Tartaruga, Ezio Bonni e Alessio Fiorino. E io passerei un po' la palla a te, Jacopo. Diciamo, questi nomi di piloti sono anche abbastanza molto interessanti. Ma diciamo che è stata un'iscrizione abbastanza interessante da parte di molti piloti. Abbiamo tanti piloti che ritornano, tanti piloti invece che confermano la partecipazione al 50%. Qua ne troviamo alcuni di veramente interessanti. Alessio Fiorino ovviamente su tutti, di Vampir per quello che ci avevano fatto vedere la scorsa stagione, F che vuole confermarsi comunque campione costruttori visto che l'anno passato insieme a Shumi Legend aveva vinto il campionato a squadre, ma abbiamo anche volti nuovi, uno su tutti Matteo Teoteo che in questo momento fa siglare ancora il tempo migliore in 1.41.3. Rifilando in questo momento oltre un secondo a tutti gli altri, quindi il pilota Ferrari è partito fortissimo. Una prima, diciamo, mezza sgrossatura per quanto riguarda il 50%. Ovviamente troviamo chi farà la Prime e chi farà la Sport. Adesso li troviamo insieme per vedere un po' i valori di tutti i piloti. Assolutamente sì, e come detto te, Teoteo ha fatto segnare un grandissimo tempo, che diciamo ha già dato un secondo e mezzo a tutti. Bisognerà vedere anche quanto riguarda Alessio Fiorino, che diciamo è anche uno dei contendenti al titolo della Sport League dell'anno scorso. Sì, è vero che comunque è andato poi il titolo Shumi Legend e c'è stata una sola lotta tra lui e Luca Bigno, però diciamo che lui è stato anche uno dei contendenti per la Sport League. Vedremo anche se quest'anno si ripeterà o andrà ancora di più a puntare al titolo. Vediamo anche una squalifica che c'è stata inizio sessione, ovvero quella di Giancine, che purtroppo è stato squalificato all'uscita dei box e quindi diciamo che partirà dal fondo il pilota della Mercedes. Andiamo a vedere che i tempi. Vampir è andato a migliorarsi di soli due decimi, il pilota della McLaren. Non vedo altri piloti che si stanno andando a migliorare in questo momento. Stanno per lanciare Tex F e Tartaruga, e Alessio Fiorino dovrebbe essersi lanciato anche lui in questo momento. Sì, sta completando il giro Alessio Fiorino, che ormai è entrato nell'ultima parte del circuito, sta per approcciare l'ultima chicane. Pilota della Red Bull che probabilmente quel tempo che sta facendo potrebbe insediarsi in seconda posizione, con un Matteo che invece ha fatto subito vedere di essere molto molto competitivo su questa pista in qualifica, e questo potrebbe essere interessante anche per le altre valutazioni. Alessio in questo momento si piazza secondo, 42.0, ma quasi 7 decimi dal pilota Ferrari. Grossa differenza per ora tra il primo e tutto il resto del gruppo. Diciamo che Alessio comunque è sempre stato anche un pilota molto veloce sul giro secco, quindi è un po' strano vederlo così indietro nei confronti di Matteo. Però comunque ci sono ancora un paio di minuti, probabilmente non so se manca poco perché vedo bandiera gialla ancora. Mancano 4 minuti, quindi
penso che questo sia stato il suo ultimo tentativo, perché la pista è anche abbastanza lunga, deve sbrigarsi a tornare indietro e mettere un'altra gomma per cercare di fare un altro tentativo. Vediamo un po' se ci sono piloti che si stanno andando a migliorare. C'è ancora Luni che sta affrontando l'ultimo settore. Inizia adesso, anzi mi sembra che ha chiuso il giro, infatti sì. Un po' di traffico, mamma mia che pelo ho dovuto fare adesso. Ha evitato una vettura ferma. Jeff che sta procedendo molto lentamente a scaldare la gomma. Tex invece credo che sia nel suo giro. Diciamo che anche la precision non è tanto vedere il tempo sul giro, ma soprattutto vedere il passo gara durante la gara, vedere un po' il ritmo, cercare di comprendere un po' come sono i livelli piloti, sia dal punto di vista della correttezza che dal punto di vista velocistico. Quindi sono tutti dati che poi verranno raccolti al termine nella quale poi dopo usciranno tutte le liste per quanto riguarda i campionati, e quindi oggi iniziamo solamente a dare una prima sgrossatura per quanto riguarda la nuova stagione che praticamente inizia da oggi. Si sta lanciando in questo momento F, esce dalla bus stop, e intanto salutiamo anche il buon Luca Flamino dalla chat, soprattutto anche per l'abbonamento, grande grazie Luca. E intanto si lancia con una gira scodata adesso F, vediamo un attimo come andrà a chiudere questo giro l'attuale pilota McLaren questa sera. Che veste ovviamente la McLaren, arriva adesso il DRS aperto, arriva attenzione, si va a migliorare di 7 decimi rispetto al suo giro precedente. Fa un po' di fatica l'inserimento della vettura, due o tre volte gli è scappata la vettura, anche qua in inserimento molta fatica, soprattutto nella frenata, un F che non si trova benissimo, credo, con la vettura in questo momento, sta un po', diciamo, annaspando nel tentativo di portare tanta velocità in curva, ma la macchina non segue col posteriore, infatti eccoli qua ancora degli errori. Eh sì, diciamo che Belgio, diciamo, non è una pista molto facile, considerando anche che le vetture vanno molto scariche e qua ci sono tanti sali e scendi, tanti curvoni anche, e i cordoli poi non aiutano ancora qui. Vediamo come si andrà a chiudere il giro F, ma penso proprio di sì, visto che manca un minuto e mezzo, e vediamo se si andrà almeno a migliorare il suo tempo, perché 1.46.6 diciamo abbastanza alto come tempo. Vediamo. No, sicuramente si può andare a migliorare. Il problema è che la macchina, ecco, ancora ha tanti problemi. Tanti problemi soprattutto col posteriore, sia in fase di inserimento, ma soprattutto in frenata non riesce a tenere bene l'avventura. 44-1 che per ora lo piazza al sesto posto dietro a Gilles. Ricordiamo Gilles anche lui il suo ritorno riguardo le competizioni. Che si sta lanciando adesso. Sta lanciando adesso Gilles, ma teniamo un attimo gli occhi su Teo perché si è lanciato il pilota della Ferrari adesso a Bruxelles. Curva abbastanza complicata, giù in discesa per poi arrivare alla curva del Puon. Ancora bandiera già nel primo terzo settore, probabilmente anche per far passare i piloti. Curva velocissima, arrivata la Fagna adesso. Ha una sensazione che abbia un setup abbastanza carico lui, perché nella parte centrale vola tranquillamente, riesce a impostare benissimo la vettura in inserimento curva, segno che comunque c'ha tanto carico aerodinamico. Vediamo se poi sfrutterà anche nella parte finale del circuito. Era circa un decimo sotto di vantaggio rispetto al suo tempo, sta per arrivare alla bus stop il pilota della Ferrari, che potrebbe siglare un tempo molto molto interessante anche per i ragazzi che correranno sia nella 100 sia domani, che tutti gli altri che correranno poi i giorni successivi. Arriva sul traguardo 1.41.219, grandissimo tempo da parte di Teo e si piazza ufficialmente in prima posizione. Alessio Ferrini ha preso bandiera, non si è andato a migliorare il pilota della Red Bull. Andiamo a vedere chi si sta migliorando in questo momento, chi è ancora nel giro. Stiamo arrivando adesso con Gilles che si sta migliorando di 5 decimi rispetto al suo giro precedente. Pilota Red Bull che torna ancora dopo molto tempo, dopo aver vinto anche la Prime League nel 2017, torna finalmente a correre
di nuovo nei nostri campionati, esce dalla bus stop, arriva sul traguardo, 43-632, si migliora ma non basta, rimane in sesta posizione. Vediamo se c'è un miglioramento da parte degli altri piloti. Ezio Bonni ha migliorato, ha fatto il tempo 42-5, si piazza in quinta posizione. C'è Tartaruga che sta completando il giro, dovrebbe essere l'ultimo a tagliare tutto il traguardo. Vediamo un po' il pilota alpino che cosa può combinare, se quantomeno può infilarsi nel gruppetto di mischia in mezzo al gruppo. Andiamo a vedere Tartaruga che sta arrivando adesso nelle ultime curve. Arriva la staccata della bus stop, molto difficile cercare di portare il freno in curva qui e rischiare di non perdere il posteriore. Esce dalla bus stop, 41, 42, 43, 44, 418, non si migliora, rimane in nona posizione, quindi qualifiche completate, caro Jacopo. Quindi diciamo che è grandissima la prestazione da parte di Totti, che ha ripilato ben 9 decimi, quasi un secondo nei confronti di Alessio Pini, che è rimasto assieme a Vampi sul 42-0. Sì, con Alessio Fiorino che ha fatto una scelta un po' particolare, perché ho visto solamente un crono da parte sua e non ha fatto molti altri giri, non c'è neanche dei giri tagliati ad esempio, quindi diciamo proprio ha fatto un crono solo. E sarà interessante soprattutto valutare adesso in gara, perché la gara ci dirà veramente molto. In questo momento in qualifica Teoteo ha dimostrato veramente un gran bel potenziale e sicuramente si è fatto notare con questa prestazione qua. Sarà molto interessante poi confrontarla anche con i ragazzi di mercoledì, però un bel segnale che ha dato oggi il pilota Ferrari. Eh sì, assolutamente, è un pilota che diciamo è molto veloce, diciamo io personalmente l'ho visto correre in altri campionati e principalmente sapevo che era così nel giro secco, però diciamo che in gara non l'ho proprio mai visto, quindi vedremo un attimo se in gara sarà allo stesso livello della qualifica oppure diciamo un pilota forte nel giro secco in qualifica farà un po' fatica, però comunque vedremo, perché ci sono molti piloti, poi tra l'altro in sta pista difficilmente si potrà scappare nei primi giri, però è ancora tutto da decidere. Poi comunque siamo alla prima gara delle pre-season e ci sono tante domande, tanti dubbi che ci stiamo facendo adesso in questo momento su questi piloti, però diciamo che ci vorrà del tempo per capire. Adesso ci manca poco ovviamente per quanto riguarda l'inizio del Gran Premio. Sarà molto interessante anche vedere le scelte dei vari piloti, se opteranno per gomme diverse oppure per una strategia univoca. Tutti i piloti adesso sono schierati sulla partenza e parte adesso il giro di riscaldamento. Andiamo subito anche a notare un po' le gomme, giusto per capire che scelte hanno fatto i piloti, ed eccole qua un po' le differenze che potevamo trovare. Teoteo e Luni sono gli unici a partire con gomma hard, mentre Tartaruga e Lincine partono con gomma soft. Tutto il resto del gruppo parte con gomma media. Interessante questa scelta da parte di Teoteo, sicuramente forte del suo distacco avuto in qualifica, ha optato per una gomma molto molto dura per poi dopo scartare verso la media. Interessante capire se questa strategia lo porterà ad avere dei principali grattacapi nei primi giri nei confronti dell'Alessio e Vampir, visto che gli altri due che lo seguono hanno optato a gomma media, quindi sicuramente i primi giri saranno sicuramente all'attacco. Assolutamente, sarà veramente interessante anche questa gara, ma soprattutto anche lasciando stare Dimitri davanti, bisogna anche vedere anche i nuovi piloti, oltre a Totti, anche i nuovi piloti, ma anche soprattutto i ritorni di quelli di Luni e di Gille, perché sarà interessante vedere se i due ex campioni della Prime sono rimasti diciamo allo stesso livello oppure hanno diciamo alcune lacune che devono recuperare dei certi automatismi per quanto riguarda la gara.
Sì, sarà, ovviamente sono tutti interessanti perché ovviamente tutti dovranno mostrare il proprio ritmo e tutti avranno anche un po' il piacere e la curiosità di capire dove sono in questo momento con il gioco e con il proprio livello. Quindi ovviamente oggi potremmo assistere comunque a una gara che potrebbe anche riservare proprio dei distacchi molto molto alti in virtù del fatto che tutti sono, diciamo, nella loro preparazione in vista dei campionati, non tutti possono arrivare a un livello già molto molto alto, quindi ognuno prende tempo per imparare il gioco, quindi saranno questi diversi aspetti da giudicare, da vedere, da confrontare, però sarà molto molto interessante perché qualche sprazzo di spunti già interessanti li abbiamo già visti in qualifica, prendiamo questa gara per vederne altri. Assolutamente. Allora, i piloti che si vanno a posizionare adesso nella griglia di partenza, attendiamo soltanto gli ultimi tre. Intanto Lunis qualifica per lui, peccato. Quindi partirà un po' con le gomme fredde il pilota dell'Alfa Tauri. Aspettiamo un Alpine che diciamo è quella di Tex che sta un po' facendo fatica a posizionarsi. Si è posizionata in maniera un po' strana. Attenzione, luci si vanno ad accendere adesso. 2, 3, 4, 5. Allo spegnimento in via della prima gara delle pre-season qui nel circuito di Spa-Francorchamps in Belgio. Partono le vetture con un buono spunto da parte di Teteo che si è messo praticamente in orizzontale. Occhio ad Alessio Ferrino che subito si tuffa all'interno ma riesce a rimanere davanti dietro. Il gruppo sembra essere uscito illeso. Vediamo con già un attacco da parte dei due Alfa Tauri di Ezio Oh. Bonni e Luni. Vediamo alla fine passa Ezio Bonni. Mamma no! Oh. Eccoli. Si è girato Luni e ha rotto praticamente l'ala anteriore. Il flap destro ha rotto Luni. Eh Risucchiato. sì. Torniamo intanto Risucchiato davanti. dalla scia, risucchiato dalla scia del compagno di squadra Lerouge, ha colpito il posteriore di Ezio Bonni e si è girato rompendo la vettura. Fortunatamente non ha rotto completamente la macchina, quindi magari può ritornare in box adesso e fare il suo passo gara completamente da solo. E sarà interessante anche vedere un po' il suo ritmo, perché ovviamente oggi e soprattutto in queste pre-season si guarda soprattutto al ritmo e non tanto a chi vincerà il Gran Premio. Poi ovvio il Gran Premio comunque conta e fa comunque vedere delle impressioni in un modo o nell'altro, però comunque l'importante in questa pre-season qua è mostrare il proprio ritmo, il proprio passo e cercare di essere il più costante possibile. Eh sì, assolutamente, però è un vero peccato non vedere Luni in azione con il gruppo, però comunque vedremo se riuscirà a ritornare in gioco. Intanto là davanti Teoteo fa il passo con Alessio Fiorino e Vampir che lo seguono a ruota, dietro un po' staccato Ezio Bonni e poi F, Osvaldo, Gilles, Tartaruga, Tex e Giancine con Luni che ovviamente con la gomma hard dietro farà un po' fatica a riconquistare di nuovo tutto il gruppo. Vanno a chiudere il primo giro con Teo che fa ovviamente il giro veloce. Poi ovviamente vedremo adesso chi lo farà il giro veloce, essendo che si andrà tutti a giro lanciato. Vediamo adesso che non si potrà ancora utilizzare il DRS per quanto riguarda in questo giro per tutti i piloti. Vampir sta un po' ancora lì dietro. Ezio Bonni si è riuscito a riaccodare e quindi anche lui si unisce alla festa di questo trio. Sì, per ora tutti usano la scia, l'effetto scia creato ovviamente da Matteo e tutti gli altri che lo seguono. Matteo che comunque sta spingendo veramente forte, segno che comunque ha portato bene in temperatura questa gomma hard e già sta andando molto bene rispetto a chi ha gomma media, che comunque rimane lì, ma si stanno cercando un po' gli altri con Vampire e Alessio che cercano di tenere il ritmo del pilota Ferrari, dietro invece Ezio Bonni fa leggermente più fatica. Eh sì, però comunque bisogna vedere se rimane ancora in zona DRS. È al pelo Ezio Bonni, è veramente al pelo. Intanto Osvaldo aveva preso, mi sa, già 3 secondi, perché vedo dal monitor che ha preso una penalità. Quindi peccato per il pilota dell'Alfa Romeo che in questo momento sta incalzando F e a 3 decimi, quindi potrà utilizzare al prossimo giro l'ala mobile. No, Sì, in vai. realtà è leggermente più lontano, probabilmente c'è un problema con i distacchi. F che adesso sbaglia toccando l'erba, addirittura l'ultima curva. Adesso
adesso probabilmente i distacchi si aggiorneranno. 46 e 3 per Alessio Florino in scia a Matteo Teo. Intanto DRS aperto, intanto ci siamo spostati un attimo dietro perché c'era una piccola battaglia tra Tartaruga e Gilles 27. Tartaruga ovviamente con la gomma soft ne ha un po' di più rispetto al pilota Red Bull. Torniamo un attimo là davanti perché adesso si potrà utilizzare il DRS e Alessio Pirino ne vuole subito approfittare. Infatti prende tutta la scia il pilota Red Bull e lo svernicia. E la mamma mia ragazzi, mamma mia come l'ha sverniciato. Va bene potenza DRS, va bene tutto, però attenzione, leggero lag da parte di Teo. Non so se l'hai visto anche tu. Oddio, non l'ho notato. Ho visto un attimo andare a scatti la Ferrari, però sembra essere tutto a posto. Adesso vediamo se Alessio Ferino con la gomma più fresca, cioè con la gomma un po' più forte, riuscirà ad andare via nei confronti di Teo. Pure, mamma mia che controllo da parte di Teo. Preso l'erba Teo all'ingresso di Puon, ha rischiato parecchio il pilota Ferrari, che ovviamente si è visto adesso Alessio passare davanti e quindi magari non imporre più il ritmo, ma è normale, anche una gomma leggermente più morbida Alessio rispetto a quella di Matteo, che potrebbe seguire tranquillamente la sua scia, mentre dietro anche Vampi tiene più o meno il ritmo e quindi i primi tre si stanno staccando da tutto il resto del gruppo. Mezzo Bonni che però sta conducendo bene nel suo quarto posto, dietro i ragazzi con F, Osvaldo e Tartaruga che cercano di risalire, soprattutto Tartaruga che ha gomma rossa, quindi sta cercando comunque di ricucire il danno. Attenzione, bandiera gialla nel terzo settore, non so cosa sia successo, non vedo niente di strano, però intanto la gara continua, quindi penso che non sia successo tanto. Attenzione, vediamo adesso se a Teo risponderà ad Alessio Fiorino. Assolutamente sì. Però vediamo, perché il pilota della Ferrari, come detto te, è molto scarico. Però Alessio ovviamente lascia scorrere la Ferrari e lo lascia ovviamente andare. Arrivano adesso qui con il Vampir che sta facendo un po' da spettatore, perché questi due diciamo se le stanno solo di santa ragione. Sì, in questo momento diciamo che Matteo se li sta portando dietro con la gomma hard, ma sta tenendo un ritmo veramente interessante, visto che ha una mescola di differenza nei confronti di Alessio e di Vampir. Ovviamente questi scambi ci stanno in virtù del fatto che la scia e il DRS sono molto molto potenti, e il fatto che comunque quest'anno questo gioco sia molto più facilitato a seguire il pilota che è davanti, quindi questo trenino, queste lotte le potremmo, possiamo dire che sono già diciamo uno spunto che potrebbe riservarci questa stagione, ovvero lunghi trenini o comunque trenini di abbondanti piloti che si seguono l'un l'altro cercando di marcarsi il passo. Tanto F va a passare Ezio Bonni e si porta in quarta posizione. Ha fatto un errore credo Ezio Bonni, perché era davanti tanto nei confronti di F. Però attenzione, perché Ezio Bonni si sta facendo di nuovo sotto alla bus stop, ovviamente saggiamente alza il piede. Dalla chat il buon Luca Flamini aveva scritto che è un 46 alto, è infattibile con l'hard nei primi giri. Non so tu. No, adesso non ho idea della 50, però 46 alto con l'hard significa girare forte. Poi ovvio bisogna anche capire se il 46 alto viene fatto di passo o viene fatto in spinta, perché devi usare DRS. Ovviamente il gioco è quello, ma comunque è un ritmo molto molto forte, e fatto con una gomma più dura rispetto agli altri è indice del fatto che comunque si sente molto molto forte e molto molto bene sulle capisce. Tanto Tartaruga ha passato Osvaldo ovviamente con la gomma soft, ma sembra adesso un po' faticare i piloti con la soft, perché diciamo che Osvaldo rimane in quel momento in quella posizione, sta anche facendo degli errori dei lunghi il pilota Alpin. Osvaldo rimane dietro leggermente lungo qui, e Gilles dietro che piano piano sta rosicchiando metri su metri per ricongiungersi anche lui in questa piccola battaglia per il sesto posto.
davanti il trio, diciamo, cerca di rimanere compatto con il Vampir, che forse sta cominciando a subire un po' l'usura della gomma, sta facendo fatica adesso a rimanere dietro al pilota della Red Bull, che invece è molto vicino nei confronti di Matteo. Sì, assolutamente, sembra averne molto di più Alessio Felino con la gomma. Non so se per quanto riguarda la gomma oppure proprio Teo che non riesce proprio ad andare in questo momento, questa parte di gara. Poi vedremo nella seconda parte di gara se il pilota Ferrari riuscirà a dimostrarne di averne di più, però in questo momento ne ha molto di più Alessio Ferino. Però il problema è che qui quando tu passi poi è difficile che riesci a scappare, a prescindere dall'assetto carico-scarico. È difficile lungo Alessio Fiolino. Persa. Attenzione, perché poi un piccolo errore può significare un'uscita dalla gara. Intanto passa e va anche lungo con Teo che prova l'incrocio. Occhio qui, veramente difficile la manovra. Infatti rimane dietro e Vampir, grazie a questa piccola lotta, ringrazia, è riuscito a ricongiungersi di nuovo in questa piccola battaglia. Analizzando invece un po' i tempi, visto che comunque anche quello fanno gola, per ora si sono alzati abbastanza, perché ovviamente complice anche i duelli, comunque stanno girando sul 47 in questo momento i primi tre, 47.3 per Alessio Fiorino, 47.5 nell'ultimo passaggio per Matteo, e Vampir fotocopia i tempi con un 47.6 rispetto all'attacco iniziale che era stato di un 46 basso, portato prima da Alessio Fiorino e poi da Teo. E attenzione, perché adesso Teo ha perso e fuori dalla zona di RS. Attenzione, ancora bandiera gialla, dovrebbe essere Giancine, perché dalla minimap un attimo ho visto dalla sua posizione che si era girato, era passata un po' la bandiera gialla in quel punto lì. Adesso Teo sfrutta un po' l'ERS per riuscire a ritornare sotto al secondo, 8 decimi. E sì, ovviamente come... vai pure. No, penso che più che altro è stato Alessio Fiorino che ha usato tanto ERS, perché ha proprio dato uno strappo di quelli importanti. Di solito quando vedi un cambio di passo così, soprattutto sul rettilineo, è indice del fatto che ha usato molto ERS rispetto a prima. Infatti lo sta usando ancora, sta cercando di dare uno strappo pesante a Matteo, infatti l'ha finito adesso, ma Matteo è rimasto lì sotto il secondo, quindi nel breve ritornerà sotto il pilota della Red Bull. Infatti questo segnale con la lucina accesa, Teo capisce che il pilota Red Bull non ha più batteria per riuscire a scappare via, e quindi riesce di nuovo a ricongiungersi con Vampir, che in tutto sommato, a prescindere da questi due, sta imprimendo un buon passo. Intanto dietro Gilles passa Tartaruga sul dritto del KML e si porta in sesta posizione. Chiaramente la gomma soft dopo 6 giri penso che sarà arrivata ormai al capolinea, quindi penso che ci dovrà essere la sosta adesso per Tartaruga. Sì, diciamo che è arrivato in un punto adesso che la gomma soft inizia veramente tanto a soffrire. Infatti i tempi di Tartaruga si sono alzati moltissimo rispetto a quello che stava facendo. Per esempio aveva iniziato in un ritmo del 48, addirittura aveva fatto 47, ma poi si è alzato addirittura facendo degli errori oltre il 50. Quindi diciamo che la gomma è già ceduta abbastanza. Interessante invece vedere questo giro di Alessio Fiorino, che ha mantenuto comunque un buon distacco nei confronti di Matteo, segno del fatto che comunque il pilota Red Bull sta spingendo tanto in questo stint centrale della gomma. Sì, andiamo un attimo a vederlo. 47.4 per Alessio Fiorino, che non è male. Arrivati adesso al giro 8 di 22, 47.3 comunque con la gomma hard di Teo, fa significare che comunque questa gomma sta comportando bene, e che credo che adesso lo switch di potenzialità delle due gomme sia a favore invece della gomma hard, e credo che Matteo attaccherà adesso il pilota Red Bull. Eh sì, infatti va adesso sotto e va al sorpasso Teo. Vampir intanto sta un po'... attenzione, peccato per Gilles, che perde così la sesta posizione. Intanto si riavvicina un po' Osvaldo, che dovrebbe anche essere lui, perché prima era davanti a Gilles e poi si ritrova adesso 2 secondi, la prima 7 secondi di ritardo nei confronti di
27. Torniamo un attimo là davanti e vediamo se Alessio Fiorino ne avrà ancora oppure... Sembra che ne abbia tanto ancora, eh? Più che altro diciamo che sembra che, come abbiamo visto già in numerose occasioni, la gomma media si comporta veramente bene. È una gran gomma e probabilmente la gomma da gara per la maggior parte delle piste, e anche a Spa non fa eccezione, perché dopo 8 giri comunque rimane bene bene più aggressiva nei confronti di chi ha gomma alta, che in questo momento dovrebbe cominciare a dare supporto. Ok, perché è vicinissimo, molto vicino, si fa vedere a bus stop, nulla da fare, vediamo se sarà il tempo per la sosta. No, continuano, continua anche Vampir, box per Vampir. Vampir box, andiamo a vedere il pilota McLaren che va a prendere anche 5 secondi, peccato, peccato veramente. Vediamo gomma hard sicuramente per il pilota della McLaren, infatti è così, stava imprimendo anche un buon passo, poi ovviamente ha perso il ritmo e si è dovuto, diciamo, arrendere alla lotta di Alessio Fiorino e Teoteo. Tartaruga che rientra nello stesso giro di chi aveva gomma media. Eh sì, arriva anche Gilles adesso che lo passa, passano anche... È entrato anche in box Ezio Bonni, che anche lui ha montato la gomma hard, c'è un po' di scambio di posizione dietro. E vediamo Ezio Bonni che esce paro paro con Osvaldo e si trova in questo momento virtualmente in sesta posizione, perché ovviamente Osvaldo dovrà scontare dei secondi di penalità e quindi una posizione in più recuperata da parte di Ezio Bonni. Mentre diciamo che dal tracker vediamo che Vampir ha un danno al fondo, ah, abbastanza anche importante, poi, perché comunque diciamo non è serissimo, ma è un danno abbastanza importante per quanto riguarda il pilota McLaren. Mi sfugge un po' dove l'abbia potuto prendere questo danno, comunque viene segnalato dal tracker, quindi evidentemente la sua auto ha qualche problemino. Eh sì, vedremo se riuscirà comunque a portare la macchina al traguardo. Intanto ancora questi due che si stanno facendo battaglia. Alessio Fiorino continua, sono già ormai 9 giri con questa gomma gialla, che sembra anche averne molto di più rispetto a Teoteo. O Teoteo sta gestendo oppure Alessio che sta spingendo, non so tu, ma ho un qualche dubbio che Alessio stia faticando. Che ne abbia di più, che ne abbia di più, no? Semplicemente il fatto, intanto Vampir passa F che va ai box, semplicemente il fatto che probabilmente essere in scia del pilota davanti comunque aiuta a rimanere a contatto, e poi i lunghi rettilinei col DRS facilitano ancora di più. Eh sì, perché sul dritto adesso è veramente una freccia, ha dovuto anche chiuderlo il prima possibile per evitare il tamponamento, e poi vedremo ovviamente con lo switch delle gomme quando Teoteo passerà a gomma gialla e Alessio con gomma gialla passerà a gomma hard. Però sarà vedremo anche, perché Teoteo potrebbe anche mettere una rossa, non so tu, potrebbe farlo. Addirittura potrebbero fermarsi nello stesso giro e cambiare le gomme. Ma sì, bisognerà vedere, anche perché in questo momento Alessio dovrebbe avere un calo di gomma un po' più maggiore rispetto a quello di Teoteo, ma sembra che non è così, perché rimane incollato senza problemi al posteriore della Ferrari. L'ho detto, adesso non voglio gufare a nessuno, però sembra il ritmo, che... il ritmo è salito parecchio comunque, perché dall'attacco al tempo che hanno fatto 46.5 siamo arrivati al nono giro che hanno fatto 48.2, parliamo quasi di 2 secondi di differenza, quindi diciamo che anche la gomma hard sta facendo molta fatica in questo tint finale di gomma. Box Teoteo. Rientra infatti prima Teoteo. E adesso prima di Alessio Fiorino. Sì, vediamo. Sicuramente gomma gialla per il pilota Ferrari, perché non so se 10 giri la gomma rossa non li fa. Infatti così, meccanici Ferrari, gomma gialla. Box. E a questo punto Alessio Fiorino potrebbe addirittura pensare di fare gomma rossa allungando lo stint. Non lo so, però comunque diciamo che qua siamo in precision, perciò intanto Vampir ha guadagnato la posizione su Teoteo. Pelo e passa. Guadagnato, ma... sì,
guadagnato perché il ritmo che stavano facendo comunque era alto, ha permesso a Vampir di guadagnare la posizione. Vampir era distaccato di 1,5 secondi, adesso ovviamente verrà sverniciato dal pilota Ferrari. Comunque l'undercut era riuscito da parte del pilota McLaren. Assa, Teo, Vampir, vediamo se rimarrà lì dietro incollato al pilota Ferrari. Ma adesso gomma gialla, è vero che c'ha la gomma fredda, però vediamo, perché in questo momento Vampir rimane incollato. 16 secondi e 3 nei confronti di Alessio Ferino, un leggero lungo qui a Bruxelles, Teo. 15 e 9, 16 e 0, no, sta ritornando. No, tanto adesso. Ritorna sotto con... Mamma mia, che scodatina che ha fatto adesso Teo. Con Vampir che cerca di non perdere il ritmo della pilota Ferrari, che in questo momento sta imprimendo un ritmo molto maggiore. 8 decimi adesso nei confronti di Vampir. Teo, vediamo se adesso metterà la freccia pure continua. Arriva la staccata della bus stop. Ma sicuramente se adesso Alessio si ferma andrà dietro a Teo, e quindi credo che continua per mettere proprio la rossa. Proverà a fare una strategia molto molto, diciamo, aggressiva con le gomme. Difficile che però possa ricucire secondo me il gap nei confronti di Teo, perché comunque la gomma media ha dimostrato di andare molto molto bene. Adesso comunque fa comunque un ottimo tempo, perché ancora 41 non è male, arrivati al giro 12. Però Teo secondo me con questo giro potrebbe addirittura cercare di fare un 46 basso, e sarebbe circa 2 secondi più veloce rispetto al pilota Remi. Vampir adesso un secondo netto al detection point, vediamo se è riuscito a prendere il DRS. Mi sa proprio di no. No, invece lo apre. Lo apre però. Ha preso. Lo apre però Teo, è a un secondo, sta sfruttando tutto quello che ha, ma sta ovviamente volando adesso Teo. Sta anche andando per cercare di fare il giro veloce, secondo me, il pilota Ferrari. Perché è normale, con gomma nuova il giro veloce è diventa quasi d'obbligo. È assolutamente assicurato, sì, è vero. Poi bisogna vedere se Alessio Ferino con la gomma rossa riuscirà a farlo ancora meglio. Penso proprio di sì. Intanto dietro scambi di posizione tra Tex e Giancine. Tex è rimasto davanti a Giancine, che in questo momento adesso c'è il DRS Giancine qua allo Rouge, col rettilineo del Kemmel. DRS per il pilota Mercedes, arriva e passa, quindi si riscambiano le posizioni tra loro due, con Tex che addirittura ha frenato molto prima, molto piano. Quindi non so se una questione di problemi oppure non si è sentito sicuro per la frenata. Tanto 48 e 5 per quanto riguarda Alessio Fiorino. Io credo che Teo addirittura faccia un 44 e 8. Ne ha guadagnato 4 secondi, non 1, 4 secondi. Sta spingendo, sì. Sta veramente andando forte Teo. Ricordiamo che ovviamente qui non ci sono le safety car, perciò quindi è difficile riuscire a ricordarsi, ma ricordiamo che comunque sono preciso, interessa più che altro il passo gara, e a quanto pare Teo, diciamo, ce ne ha già dato una grande dimostrazione per quanto riguarda il suo incredibile passo. Tanto guardando un po' il ritmo degli altri, anche perché comunque bisogna valutare un po' tutto, Ezio Boni sta cominciando a fare un discreto passo con gomma hard. 47.4, 47.4, 47.7 per il pilota Alfa Tauri. Dietro viene seguito da Effio, che sta girando in 47.4 e 47.3 con 3 secondi di penalità, ma comunque anche lui ha un ritmo molto similare al pilota del... tanto credo che si sia girato Box Luni. Con invece Tartaruga, che ha montato gomma media e gira in 47.8, 47.9, 48.7 in questo stint. Osvaldo con gomma hard, Osvaldo con gomma hard 48.0, 48.1, e Gilles sempre con quella stessa mescola, che ha scavalcato il pilota dell'Alfa Romeo, sta girando in 47.9, ha appena cambiato le gomme anche lui. Quindi diciamo che più o meno tutti i piloti dal quarto posto in poi stanno cominciando a girare allo stesso ritmo. Luni, che aveva gomma media, comunque aveva attaccato
in 47.1 e stava girando in 48.9, non troppo distante dall'Alessio Fiorino, che si è fermato in questo momento. Infatti, come detto tu prima in precedenza, mette la gomma soft. Sì, diciamo che i primi tre, diciamo, abbiamo già in mente le idee chiare sul loro passo gara, mentre invece poi tutti gli altri sono ancora un po' da testare, sono ancora un po' da vedere, però intanto sono tempi abbastanza interessanti. La cosa interessante di questo gioco è capire come accendere la gomma, no? Nel senso, come vuoi attaccare la gomma per fare un tempo, per farlo poi durare quel tipo di mescola. Ad esempio, Matteo ha fatto il giro in 44.8, no? Un giro mostruoso, però poi arriviamo al giro dopo e fa 45.7. Quindi praticamente rispetto al giro prima ha perso un secondo di ritmo. Quindi bisogna capire poi dopo se a fine gara questa gomma media riesce a farla durare bene oppure soffrirà un po' per via del tempo mostruoso che ha fatto segnare subito a partenza da fermo. Sì, è veramente da capire, da vedere un attimo. Adesso più che altro c'è anche da vedere i tempi di Alessio Pirino con la rossa, vedere se saranno subito hammer time oppure saranno da cercare di scaldare ancora la gomma. Però secondo me saranno subito da hammer time e vediamo anche più che altro i tempi di Teo rispetto alla gomma rossa di Alessio Fiorino, che diciamo la rossa durerà fino alla fine, sicuramente ci arriva, però i primi tre giri saranno infuocati, i primi due o tre giri saranno infuocati, poi andrà un po' a perdere di prestazione, mentre invece la media di Teo potrà continuare ancora per qualche altro giro in più. 46.0 per Teo in questo passaggio contro Vampir, che gira in 47.0 e ovviamente Alessio Fiorino inizierà adesso a fare il ritmo. Mentre nel tracker ho visto Tex e Box per una riparazione d'ala e Giancine ha un problema anche lui al fondo più grave rispetto a quello di Vampir. Peccato, veramente un gran peccato per il pilota Mercedes. Intanto siamo un attimo spostati sulla quarta quinta posizione per quanto riguarda FX Bon. Intanto Luni si è preso 3 secondi ed è risalito comunque in nona posizione, non male per il momento per il pilota Alfa Tauri, però dispiace un po' non vederlo nel gruppo centrale per vedere se riusciva a tenere il passo di alcuni piloti, però sostanzialmente vedere il passo gara è molto più importante, quindi è meglio girare da soli per vedere il passo. Intanto attenzione, fa FX Bon, mamma mia, un disunderstanding, probabilmente tutte e due lunghi, errore probabilmente di Ezio Bonni, perché F si era spostato all'esterno per cercare di passare e Ezio Bonni gli ha, diciamo, un po' tranciato la strada e F senza un pezzo dell'ala. Peccato, ricordiamo ragazzi, sono pre-season, però questi due, diciamo, hanno già capito che sono già in campionato, quindi c'è ancora da aspettare ancora qualche giorno per tornare a battagliare veramente. Qua bisogna soltanto cercare di fare il passo gara, probabilmente i due non si sono capiti e quindi F ne ha avuto la peggio rispetto a quello di Ezio Bonni, che secondo me sarà veramente dispiaciuto su quello che, diciamo, lui non pensa di aver commesso errori. Intanto qua, mamma mia che scodata, adesso è 44.6 con la rossa, attenzione. 44.6 contro il 46.1 di Matteo, però il distacco è veramente ampio, dovrebbe guadagnare 2 secondi giro per provare a riprendere il pilota Ferrari, ma onestamente la vedo abbastanza difficile. Guarda, dall'onboard suo vedo anche che non ha quasi ERS, quindi difficilmente riuscire a recuperare quei 6 secondi di gap che ha nei confronti, anzi 7 secondi che ha nei confronti di Teo, però vediamo. Box sia per Ezio Bonni che per Epe, e quindi sale al quarto posto Tartaruga, che con la strategia soft e media in questo momento sta facendo una discreta gara il pilota dell'Alpine, e il suo ritmo si attesta sul 48.6, un attacco al tempo del 47.8, diciamo molto più tranquillo, un attacco molto più dolce. Attento, scusami Alessio Fiorino Lafagne all'esterno, Alessio Fiorino nei confronti di Vampire, gomma rossa contro gomma hard, va bene però
È stato un sorpasso anche un po' rischioso perché i due si potevano anche toccare e girarsi. Sì, è vero, come hai detto te, Tartaruga molto interessante la sua posizione. L'anno scorso si è visto anche un po' poco in Prime, se non erro. E questa sera diciamo che sta un po' facendo dei tempi abbastanza interessanti per quanto riguarda le due categorie al 50. 46.6 per Matteo, che sta salendo tanto sui tempi nei confronti del suo attacco. 45.2 per quanto riguarda adesso Fiorino, sono 1 secondo e 4 guadagnati con sorpasso effettuato Vampir, guadagnati su Matteo, però il distacco ancora 6 secondi, molto molto lunga. Sta cercando un po' di rimontare, anche se i giri cominciano a scarseggiare. Attenzione, Tartaruga. Si è girato Tartaruga. Posto, nominato. Ai, peccato. Non dobbiamo più parlare, mi sa. Questo purtroppo, stavamo parlando un attimo fa di Tartaruga e purtroppo è successo quello che non doveva succedere per il pilota Alpin. Intanto, con tutto questo, diciamo, via vai, questo casino, il buon Gilles 27 è risalito in quarta posizione a 42 secondi, ma è in quarta posizione con, diciamo, Osvaldo dietro, però con tutti quanti dietro a Gilles con le penalità da scontare. Quindi, diciamo che ma per con Gilles... gomma molto più fresca, eh? Perché sì. Aia, anche 5 secondi Tartaruga intanto. Aia, vabbè ragazzi, Gilles 3 secondi, non parlo più. Comunque chi non ha penalità sono i due piloti là davanti, eh. Sì. Speriamo che almeno anche loro non li prendano, visto che li abbiamo adesso nominati. Abbiamo nominato Tartaruga, si è girato. Abbiamo nominato adesso, ho nominato Gilles e ha preso 3 secondi, tranquillo. Speriamo che ovviamente, comunque l'importante è che arrivino tranquillamente al traguardo tutti quanti. Questo è una cosa che sta piano piano succedendo. 46.8 per Matteo Teo, vediamo un po'. Adesso Fiorino sta girando in 45.8, un secondo guadagnato ancora rispetto al pilota Ferrari, ma il gap tra le due gomme sta scendendo inesorabilmente. Ancora qualcosina di vantaggio il pilota Red Bull, però piano piano con il passare dei chilometri si potrebbero andare a pareggiare le due mezze. Assolutamente sì, però i giri passano, sono 5 secondi e 3, dovrebbe guadagnare un secondo al giro Alessio Fiorino nei confronti di Teo, o Teo dovrebbe fare una sbavatura. Però secondo me il pilota Ferrari sta gestendo la gomma e quindi arriverà tranquillamente al traguardo. Probabilmente adesso guadagnerà ancora qualcosa, però non riuscirà, diciamo, a incollarsi. Si sta incollando in questo momento Ezio Bonni nei confronti di Osvaldo, perché ovviamente con gomma rossa sta arrivando dietro al codone di Osvaldo di G27. Si sta anche aggregando anche F dietro, però ce ne vorrà un po' di tempo. Ah, diciamo che secondo me ci vorrà pochissimo tempo in realtà, perché vedremo un bel una lotta a 4 per la quarta posizione. Vediamo adesso con Osvaldo che utilizza il DRS, e sia Gilles che Osvaldo non hanno batteria perché li vedo tutte e due lampeggiare. E sta arrivando Ezio Bonni di gran carriera con questa gomma soft. Vediamo, perché sarà una battaglia interessante, soprattutto per vedere chi si giocherà il quarto posto. È vero che siamo in pre-season, però diciamo che un risultato come il quarto posto sarebbe anche ottimale, soprattutto anche per il buon Gilles che ritorna a correre dopo 5 anni di stop, considerando anche gli eventi che ha fatto. Attenzione, vediamo Ezio Bonni quanto ne ha con questa rossa adesso nei confronti di Osvaldo che... mamma mia ragazzi, mamma mia. Arriva anche F, vediamo, attenzione, bandiera gialla nel primo settore. Texo. F che scavalca Ezio Bonni. F ha scavalcato Ezio Bonni, probabilmente un errore, però attenzione perché là davanti adesso c'è la possibilità di... attenzione, mamma mia, che tuffo! Che tuffo da parte di F, dentro anche Ezio Bonni che ha provato l'incrocio di traiettoria. Si è girato Gilles, non ci posso credere. Che peccato per Gilles 27.
Che peccato. Incredibile. Incredibile. Peccato. E attenzione perché adesso se la giocano Ezio Boni ed F. Perché ovviamente hanno la gomma rossa nuova. E diciamo che Osvaldo non riuscirà a tenerli ancora per molto. Sì, DRS ancora per Osvaldo. Però secondo me difficilmente li riuscirà a reggere con questa gomma. Intanto Alessio Fiorino 3-9, ma mancano 3 giri. Non lo so, potrebbe arrivare a pelo. No, secondo me diciamo che la vedo un po' difficile che arrivi sotto Matteo. Adesso 4 secondi, secondo me una piccola sbavatura di Alessio Fiorino c'è stata. 3 secondi ancora per F. Non so quanti sono, andiamo a vedere un attimo le penalità, se riusciamo a vedere, eccole. Vampir 5 secondi, F6, Ezio Boni 3, Osvaldo 3, Gilles 3, Luni 3, 11 secondi addirittura per Tartaruga e Giancinetex poi con 3 secondi, quindi diciamo che per le penalità c'è ancora un po' da lavorare per alcuni piloti, soprattutto anche in Belgio, perché in Belgio non è una pista talmente facile da prendere penalità, però comunque ci sono delle curve che possono darti fastidio. Davanti il distacco comincia a essere invariato. L'ultimo giro Matteo ha fatto 46.8, significa che la gomma è ritornata un po' nel vivo della prestazione, ha ricominciato un po' a capire anche come guidare con la gomma usurata. Dietro invece Alessio Fiorino sì, guadagna qualcosa, ma non è più quel guadagno che serve per rimontare tutto il distacco che ha nel confronto del pilota Ferrari, scusa. Eh sì, adesso 3-6 di nuovo Alessio Fiorino. In questo momento il pilota della Red Bull sta ancora un po' rosicchiando, però secondo me sono tutte e due. Teo secondo me è in fase gestione, Alessio ancora sta cercando di spremere ancora un po' quell'ultima briciola che ha della gomma. Poi ovviamente siamo a meno di 2 giri dal termine e questa, diciamo, questa prima gara delle previsioni, diciamo, ci ha già messo un po' le idee chiare in alcuni piloti, caro Jacopo. Ma diciamo che più o meno ci siamo per quanto riguarda il ritmo di alcuni. Il fatto che comunque è bene notare anche tutti questi tempi, perché poi dopo li confronteremo con quelli di mercoledì per fare un po' un punto della situazione per quanto riguarda i piloti della 50. Eh sì, perché la prossima settimana ci sarà l'altro gruppo del 50%, quindi vedremo in azione alcuni piloti che non abbiamo ancora visto. Vedremo ovviamente anche Krikkonen, Stefano Canino e altri piloti, The Sniper Samu e altri ancora, sono tantissimi. Vedremo probabilmente anche River e Alex Pilotino, che dovevano essere qui questa sera, anche Topping Kester, quindi tantissimi piloti che sicuramente andremo a confrontare per quanto riguarda la gara di stasera. Ultimi 2 giri al termine con Teo che continua a tenere la prima posizione a 3 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Alessio Fiorino, che continua a girare sugli stessi tempi e lo vede un po' da lontano Alessio Fiorino, però secondo me ha capito che ormai deve arrivare tranquillamente al traguardo, perché ormai quel che è fatto e poi ovviamente bisognerà vedere anche gli altri piloti come arriveranno e soprattutto il loro passo gara, come sarà anche nelle prossime gare, perché Belgio diciamo che non è una pista facile per alcuni piloti. No, ma diciamo che comunque i primi due stanno dimostrando di avere un gran bel ritmo, anche perché Alessio Fiorino questi ultimi giri si sta guadagnando poco, però sta comunque guadagnando, sintomo del fatto che comunque non sta andando male con la gomma. D'altro canto comunque Matteo sta facendo veramente un'ottima gara e soprattutto un ottimo finale di stint, 47-0 ancora per lui, mentre Fiorino ha concluso il suo ultimo giro in 46 secondi e 6, sì, 4 decimi in più rispetto a Teo. Ma ormai siamo nell'ultimo giro, nelle ultime tornate per quanto riguarda questa prima gara delle pre-season. Tra l'altro Teo sta per andare a doppiare Luni e Gilles. Luni e Gilles, andiamo a vedere in un attimo. Contatto. Contatto tra Luni e Gilles, tra due campioni della Prime League.
Gilles si gira e purtroppo dalla padella alla brace per lui, che diciamo che non è stata una prima gara abbastanza tranquilla per lui. In un certo punto sì, poi diciamo gomma magari finita, ancora un po' gli automatismi da trovare, tanti fattori per lui, però comunque ha fatto una discreta gara, così anche con l'Uni che diciamo dopo quel contatto all'inizio gara è salito in settima posizione e ha fatto anche del suo. Siamo un attimo là davanti adesso perché c'è Teo che arriva nelle ultime curve, arriva tra poco alla bus stop, l'ultima staccata per andare a chiudere questa prima gara delle pre-season. Intanto F altri 3 secondi, diventano 9 per il pilota McLaren. Arriva Teo, bus stop, destra, sinistra, e va a chiudere così questo gran premio. Va Matteo Teo, vince questa prima gara delle pre-season della stagione 2023-2024, subito seguito da Alessio Ferino in seconda posizione, e a breve arriverà anche Vampir. Eccolo qui che arriva sul traguardo, taglia il traguardo e sconta anche i 5 secondi, ma ha 42 secondi di vantaggio nei confronti di F, che arriverà praticamente tra poco. Il pilota McLaren che tutto sommato, con quello che gli è successo alle ali all'inizio gara e poi adesso col contatto con Ezio Bonni, è riuscito a portarsi a casa anche una quarta posizione. Diciamo che, caro Jacopo, abbiamo visto in questa gara un sacco di piloti molto interessanti per i nostri due campionati dal 50. Abbiamo visto delle cose, abbiamo appuntato delle cose abbastanza interessanti. Bisogna ovviamente fare il confronto con la lobby di mercoledì prossimo, però comunque punti interessanti ci sono, anche strategie molto diverse tra i primi tre, quindi molto molto interessante, perché Matteo ha iniziato con la hard e finito con la media, Alessio Fulini ha iniziato con la media e finito con la soft, e Vampir ha iniziato con la media e finito con la hard. Quindi diciamo che abbiamo avuto anche tre strategie completamente diverse, i passi comunque li abbiamo un po' confrontati tra tutti, i primi due secondo me non sono molto distanti, anzi erano molto simili su questa pista, anche a livello di assetto e di carico aerodinamico erano molto simili. Ho visto negli ultimi giri quando sono andati a pari potenza si poteva vedere solo il rettilineo e non hanno perso niente, quindi sono un po' in linea con anche l'assetto. Quello che ho visto un po' più di difficoltà è Vampir, però aspettiamo di vedere le prossime gare. Per quanto riguarda gli altri ragazzi dietro, interessante vedere la prestazione di F nei confronti di Ezio Bonni. Sì, però serve per arrivare alla sport, c'è un po' da lavorare e quindi diciamo che devono ancora trovare confidenza con il gioco. Interessante invece Luni e Gilles, che al loro ritorno comunque hanno fatto segnare abbastanza interessanti, e in vista della Prime potrebbe essere un ottimo punto di partenza anche per loro. Assolutamente. Adesso vediamo che c'è il buon Marco Lucconi, anche che è tornato anche con noi. Non so se vuoi dire qualcosa, Marco. Aspetta. Ecco, ok, perfetto. Ci abbandona così, vabbè. E niente, comunque si chiude questa prima gara. Noi ovviamente vi aspettiamo ovviamente domani, anzi no, scusatemi. Non so se ci sarà anche domani la live per quanto riguarda la 100%. Credo di no, dovrebbe essere giovedì invece la live. Confermo, giovedì. Giovedì, e allora, e allora noi ci vediamo giovedì per la... Però, dimmi. Giovedì però ovviamente ci saranno dei resoconti per quanto riguarda le gare del martedì e del mercoledì attraverso i tracker, forse non lo so se c'è qualche aggiornamento come si faceva una volta su... Vediamo, magari sui social, vediamo un po' se sui social a... c'era qualche aggiornamento come si faceva gli anni passati. Comunque sicuramente si terrà aggiornato, perché comunque anche martedì e mercoledì a fari spenti, ma si proseguirà con questo inizio di pre-season. E va bene, e quindi noi possiamo anche chiudere qui. Noi vi salutiamo, ci vediamo ovviamente quindi giovedì per la seconda gara delle pre-season. Per quanto riguarda giovedì, mi sembra un'altra 50, Marco? O... Giovedì abbiamo la 100. La 100, abbiamo ok, gruppo... perfetto. Sì, della 100. Perfetto, allora ci vediamo giovedì per la prossima gara della 100%. E niente, noi vi salutiamo e vi mandiamo una buona notte a tutti voi. Ciao a tutti. Ciao, notte. Ciao a tutti.